Bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare il panforte. In una ciotola mettiamo le mandorle che ho tostato a 180 gradi per 10 minuti nel forno. Io le uso sia con la buccia che senza buccia, ma potete fare anche tutte di un tipo. Potete metterci anche le noci, e le nocciole. Metto la frutta candita, io uso solo arancia. Ma ci potete mettere anche del cedro candito e anche dei fichi secchi. Non c'è un peso preciso per una cosa o l'altra, fate un po' un mischietto, diciamo. Poi mettiamo le spezie, la cannella. Questo vi regolate a piacere vostro, se vi piace poco ce lo mettete un po' di meno. Io metto un cucchiaino raso di cannella, mezzo cucchiaino di noce moscata, un po' di coriandolo, un po' di pepe bianco, chiodi di garofano, ne metto tre, però prendo solo la capoccetta, questa rotonda in cima, stacco il gambo, lo schiaccio con un coltello. Adesso mettiamo la farina e mischiamo bene. Mettiamo il miele e lo zucchero sul fuoco e scaldiamo finché non si scioglie lo zucchero. Quando non si sente più stridere lo zucchero nella pentola è pronto. Spengiamo, rovesciamo dentro e mescoliamo. Usiamo un po' di forza perché piano piano si raffredda il miele e lo zucchero si indurisce. Mischiamo bene. Prendiamo una teglietta usa e getta di alluminio e ci ritagliamo sul fondo un foglio di ostia. La vendono in farmacia. Altrimenti, se non volete prendere l'ostia, ci mettete la carta da forno. Ci rovescio dentro il composto. Compattiamo, bagniamo le mani con una ciotolina d'acqua e pigiamo. Questa teglietta misura 22 centimetri di diametro. Adesso spolveriamo con lo zucchero a velo. Mettiamo al forno a 150 gradi per circa 35 minuti. Lo lasciamo raffreddare completamente, poi togliamo la teglia, anche tagliandola se è complicato. Ora lo ricopriamo completamente di zucchero a velo, anche i bordi intorno. Un'ultima spolverata di zucchero ed è pronto. Si mantiene per parecchi giorni. Eccolo qua il nostro panforte buono buono, che soddisfazione farselo da soli, eh?